Prego, sì, grazie. Consigliere Marchetti, se non ben capito, le osservazioni che ha posto lei sono poi diciamo, riassunte nelle cioè, prescrizioni riportate nelle proposizioni a parere di Città Metropolitana, che peraltro la fascia di rispetto dei 10 metri, i bacini, dei pozzi, quelle sono tutte diciamo, controdeduzioni accettate, scusi, le prescrizioni imposte alla Città Metropolitana che poi vengono riportate nelle controdeduzioni e nella variante. Se ho ben capito quello che stava facendo, a cosa si stava riferendo. Per quanto riguarda la rotonda si sta cercando delle ipotesi che possano soddisfare le norme della circolazione stradale e di ANAS, quindi se appena riusciremo a trovare una soluzione che veda tutti concordi verrà realizzata la rotonda o un'altra modalità per la gestione dell'incrocio, di missione della strada. Per quanto riguarda la discussione, la riflessione proposta dal consigliere Maglioni su come vediamo la città, come vogliamo la nostra città, io penso che dei momenti ci sono durante le procedure di PGT, durante le procedure di variante al PGT, in cui si può organizzare delle riunioni o fare insomma, delle proposte. Quindi ci siamo, diteci. E discutiamo e parliamo. Grazie Assessore Lucentini, prego Sindaco. Sì, grazie Presidente, ma guardate, noi su questo tema credo che già abbiamo parlato nel Consiglio Comunale quando è stato oggetto di variante, ne abbiamo parlato in Commissione, largamente direi molto diffuso. Qual è la visione che questa maggioranza ha della città? Credo che la visione è molto chiara e l'indicazione che abbiamo dato con questa variante è che avremo 7.000 metri quadrati di parco in più nell'area Travaglia, per cui sono stati proprio smontati circa 6.000 metri quadrati di SLP utile, per cui lì dove c'erano 6.000 metri quadrati di area destinata a media struttura non c'è più, c'è solo parco. Ecco, questa è la visione che noi abbiamo della città. Cosa è successo con questa votazione che andremo tra poco a compiere? Noi non solo abbiamo ridotto la capacità edificatoria nel spostare l'area, portandola a 5.500 metri quadrati a 3.200 e riducendolo ulteriormente a seguito di alcune prescrizioni che tutto sommato concordo rispetto a quello dell'allontanamento dal canale di anziché 4 metri, 10 metri, e diamo una superficie utile massima edificatoria di 2.000 metri quadrati. Diciamo che si è ridotto di 2/3 quella che era un'area che invece dall'altra parte all'interno di un parco, ancorché una situazione di vegetazione spontanea, e questa è la nostra visione. Però poi, siccome qua ci sono politici navigati, e Maglioni, il consigliere Maglioni è uno di quelli, io domando al consigliere Magnoni, visto che domanda a noi qual è la visione che noi abbiamo di questa città, io gli faccio la domanda a lui: qual era la sua visione di questa città quando era in giunta e ha votato il PGT di 330.000 metri quadrati relativa all'area Burgo Rodriguez? Allora la domanda sorge spontanea. Lei c'era e lei ha votato a favore. E lei era un verde, era verde, poi ha cambiato perché nel corso
nell'evoluzione uno anche cambia, però era un difensore, è stato sempre un difensore del verde. Però quell'operazione lì ha portato a quei volumi che poi ha generato quelli che sono le questioni di cui oggi ancora noi dobbiamo affrontare. Un quartiere privo di servizi, un quartiere dormitorio, un quartiere dove tutti si lamentano, ma quel quartiere è stato generato da voi e non né da me e neanche dalla mia amministrazione. E lo dico perché, come ho già ribadito altre volte, io non ho partecipato rispetto a voi mai all'edificazione di un centimetro quadrato di Corsi, per cui voi avete tutte le responsabilità dal punto di vista urbanistico dello stato degenerativo che in 69 anni avete creato assieme alle giunte del centro-sinistra, socialista e quant'altro. Non è che praticamente c'era tutta una situazione, però io non mi assumo e non mi prendo responsabilità che non sono mie. Allora la questione è questa, e questa è la matassa su cui poi vi voglio e vi aspetto i contributi, non la polemica, i contributi veri, i contributi non del pretesto, del non fare perché poi lo faremo noi. E questo è il tema. Voi non è che siete propositivi o costruttivi, e allora io mi aspetto da voi idee, proposte, e ripeto, siano nell'interesse della collettività, nel riqualificare questa città, nel riprenderci il verde, almeno dando una visione un po' diversa. E allora su ste robe, se qua voglio dire, non siamo nati ieri, perché poi qua si fa politica da anni, non viviamo nessuno per fortuna nostra della politica, ma tutti facciamo politica sul territorio, tutti conosciamo il nostro territorio, è chiaro che rispetto a queste questioni cerchiamo un attimino, voglio dire, di calibrare quelli che sono gli interventi, perché puntare il dito che noi siamo i mattonari, che noi vogliamo edificare, che noi vogliamo di qua, e le mani sulla città, e le mani di qua, e stiamo parlando di qualcosa che probabilmente avete sbagliato il mittente. E allora, prego? Destinatario, no, ma io parlo di destinatario, avete sbagliato il destinatario. Grazie per la correzione, che su questo lei è sempre molto attento, e mi è anche utile che mi, in simultanea mi permette anche di correggetemi. C'è stato un papa che disse: se sbaglio voi correggetemi, che non lo correggeretemi. Va bene, detto questo, io concludo dicendo sempre, visto che inevitabilmente rispetto a chi aveva la convenzione che il TGT andasse in approvazione nel mese di luglio, avremo tempo a settembre per poter discutere, entrare nel merito, ragionare insieme con proposte concrete, partendo da quelle che sono le linee che sono state tracciate rispetto a un'idea. Poi, ripeto, come si dice dalla mia parte, diciamo, io c'hai un'idea, la scangiamo, tradotto vuol dire io ho un'idea, se ce la cambiamo. Allora dico sempre, se la tua idea è più buona della mia la cambiamo, se no ognuno rimane alle sue idee, senza problema, col dovere che abbiamo rispetto a chi ci ha dato il mandato elettorale di andare avanti fino alla fine, con fatica, con gli attacchi, ci mancherebbe. Però credo che più che attacchi adesso dobbiamo entrare un po', e registro stasera atteggiamenti anche molto costruttivi, di un rapporto che ci vede tutti quanti impegnati, anche nell'interesse politico delle forze politiche che ognuno di noi rappresentiamo, perché poi quando ci ripresenteremo all'elettorato
ne risponderemo rispetto a quelli che sono i fatti compiuti. Io probabilmente sarò più bravo ad andare in giro a servire messa e ognuno si attrezzerà per poterlo fare, ma con assoluta tranquillità, conoscendo che ci conosciamo. Grazie Sindaco, passiamo alle repliche, prego. Signor Magnoni, prego. Volevo rispondere a Papa Filippo primo. Io avevo in qualche modo invitato a un ragionamento, a una riflessione con un modo molto pacato. Non l'avevo fatto per niente politica, non so come interpretare il sindaco, ma questo non è un problema. Avevo chiesto che ci fosse più attenzione a una riflessione più generale per quanto riguarda la visione della città. Mi è stato risposto che la vostra visione della città è questo intervento di cui stiamo parlando questa sera, però non ho sentito altro. È vero, io ho partecipato all'intervento sull'aeroporto, le premesse erano molto diverse da quelle di oggi, è un intervento privato. Sono costretto alla sintesi perché siamo ovviamente in tempo dato, quindi corre l'obbligo dare due o tre informazioni, altrimenti la gente non capisce. Era un momento in cui a Corsico gli affitti costavano molto cari, le famiglie erano molto in difficoltà, le code, i portelli sociali erano molto lunghe, la gente, le famiglie non erano sufficientemente ricche per acquistare un appartamento e sufficientemente povere per poter accedere alle liste delle case popolari. Quindi occorreva un intervento che cambiasse gli affitti che erano molto alti in questa città. E l'intervento Buco in qualche modo doveva rispondere a questo, prevedendo che il 30% delle abitazioni costruite andasse a un canone moderato. Questo era il ragionamento. La somma algebrica di più e di meno ovviamente ha fatto protendere in quel momento per una decisione. Poi le cose sono cambiate, strada facendo. Non è più stato il 30%, è diventato qualcosa di diverso, ma questo è un altro argomento. Si era sempre detto che su quell'area ci sarebbe stato doverosamente spazio, cioè doveva essere doverosamente uno spazio ancora produttivo, perché era ancora abbastanza forte la memoria delle fabbriche della nostra città su quell'area, e non per ultimo ovviamente la Burga. E a quanto pare c'era forse anche un interesse per la stessa Burgo e forse anche qualche altra azienda del nostro territorio produttivo, produttivo leggero, è vero, questo prevede dei volumi. Tanto un imprenditore che acquista un'area, se questi volumi non decollano, l'area rimane così com'è, pur avendo dei volumi. Se io traduco questi volumi dal produttivo leggero in residenziale, l'area decolla e i volumi si realizzano. Quindi lo scenario è completamente diverso sulla città. Area TN. La proposta della TN di qualche tempo fa era sicuramente forse migliore di quella attuale, forse. E la scommessa per questa città era che l'area TN diventasse totalmente a servizio dei cittadini. Questa era la scommessa. Perché se avessimo deciso qualcos'altro prima, l'avremmo già risolta da morto la questione della TN. Invece la proposta che voi avete portato all'attenzione della cittadinanza prevede, a proposito di consumo zero del territorio, anche un'area verde dedicata a costruire un ampliamento della piena, dall'altra parte della via. Quindi come vede, per quanto riguarda queste questioni, abbiamo da discutere, ma nonostante non mi limito a queste affermazioni e non baso su questo giudizio, non lo blocco su questo, mi interessa ragionare in modo pacato rispetto a una visione che, secondo me, è necessaria, perché tutti i ragionamenti politici che si traducono in urbanistica hanno a che fare con cose che si svilupperanno, se tutto va bene, tra 10-15 anni. Ed è questo che dobbiamo immaginare. Che cosa accadrà tra 10-15 anni? Senza che nessuna situazione ci costringa a prendere decisioni affrettate, di merito, legate alla tassa, eccetera, eccetera. Questo è così. Questo io semplicemente volevo dire. Dopodiché, guardi, io mi assumo la mia responsabilità, però non voglio che l'assumino gli altri che non c'erano e che hanno tutta la libertà di poter esprimere il loro giudizio oggi serenamente, anche in contraddizione, in contrapposizione con quello che è stato fatto a lui. Grazie. Grazie.
interventi. Prego, consigliere Marchelli. Grazie. Volevo rispondere all'assessore Lucentini. Io ho fatto una domanda, nel senso che questa domanda non ho avuto mai risposta. Però una domanda semplice. L'attuale AFIP3, ossia l'area che si trova nel Parco Travaglia e che è edificabile, la quale è stata oggetto di appalti e non è mai stata, diciamo, non è stata mai giudicata, non è stata mai ceduta. Allora, è soggetta alla cosiddetta fascia di tutela dei pozzi, e ve lo leggo. In relazione a ciò la variante comporta benefici notevoli, considerato che libera dalla possibile edificazione l'area soggettata a fascia di rispetto da pozzi di captazione. Allora, la mia domanda è chiara. Questa fascia è soggetta alla fascia di rispetto dei pozzi di captazione? Perché se è soggetta, la scelta di edificare nell'altra area e quindi ATS4 è obbligata se vogliamo mantenere la stessa volumetria edificatoria. È questo che io ho chiesto. Grazie consigliere Marchetti. Ci sono altre repliche? Prego consigliere Sibesco. Grazie. Allora, analizzando un po' questi documenti, sicuramente ci sono degli aspetti positivi. È un'ottima cosa il fatto che si vogliano tutelare gli elementi naturali e paesaggistici, specialmente il fontanile Visconti, che quindi non verrà coperto e sarà anzi usufruibile dai cittadini all'interno della riqualificazione dell'area. Così come è importante mantenere quella rete ciclopedonale di collegamento tra nord e sud della nuova Vigevanese Vanese già prevista nel PGT. C'è però un grosso problema di viabilità di cui tenere conto, ed è un po' quello che dicevo la domanda prima, perché in assenza della rotonda che dovrebbe costruire l'ANAS, si andrà probabilmente a peggiorare il traffico sul Sconto Viale della nuova Vigevanese, e ovviamente questo è uno snodo importante per la decisione da prendere su questo tema. Colgo favorevolmente una riflessione che è stata scritta in un'osservazione, ma che in parte ha ripreso anche un collega Magnoni, per quanto riguarda quale visione avete del tessuto produttivo, commerciale e di impresa della nostra città. E sarebbe utile, in vista del PGT, trovare il tempo per discutere su questo tema insieme, facendo un discorso complessivo di città e non frammentando singoli interventi, ovviamente promuovendo la più ampia partecipazione possibile. Grazie. Grazie consigliere Silvestrini. Direi che nessun altro può replicare, quindi passiamo la parola al sindaco. Prego sindaco. Grazie presidente, no, solo per dire due cose, ovviamente assolutamente colgo l'invito della consigliera del mio gruppo del PD Silvestrini, ovviamente per far sì che comunque nell'ambito della discussione del PGT, quando ci riguarda, mi auguro che il dibattito ci sia, ma ci sia soprattutto una partecipazione. Come ho già detto nel primo intervento, sono molto interessato a sentire tutto il mondo associativo, imprenditoriale e i cittadini soprattutto. E mi auguro che ci sia. Devo dire che le tre iniziative che abbiamo fatto, la piana è stata sempre piena, mi auguro di poter riempire anche il verde. Perché sarebbe interessante, vuol dire che c'è un interesse da parte della città di prendersi cura rispetto a quella che è l'idea di città che immaginiamo. Poi è vero che quando si fa un PGT, quando andremo in adozione entro fine anno,
per PGT, per avere gambe che sviluppo, passeranno mediamente 4-5 anni. Però è altresì vero che quando si parla di questione dalla serie, probabilmente parlo di attieno, perché io sono abituato a parlare delle cose più semplici, cioè delle cose che sono possibili e che la politica ha reso impossibile risolvere. E con quell'area lì, che ha dato nel PRG una volta, aveva dato spazi volumetri per il deposito in fondo alla tangenziale, sì, in fondo alla tangenziale, vicino a Trezzano sul Naviglio, prossimità che scende in oriente dall'alto di là, c'era una destinazione all'epoca. Dopodiché in giunta c'ero io, dopo che si è andato via te, e all'interno di quella maggioranza su tema TM ne ho viste di cotte e di crude. Una roba incredibile, una situazione, qui c'è presente, c'era allora assessore Ferrucci, c'era allora assessore Magisano, c'era allora assessore Lantoni, e c'era un accapigliamento per non risolvere il problema. Tant'è che il problema non si è risolto, tant'è che Rifondazione Comunista all'epoca ovviamente aveva fatto le barricate, con il risultato che si era trovato quella soluzione su via Volta, che poi ovviamente bisogna cogliere anche i momenti, perché la politica ha i suoi tempi, ma le aziende hanno i loro tempi. E quando cambiano i consigli di amministrazione, cambiano anche gli indirizzi politici, perché le municipalizzate, le società, sono poi indirizzate dai indirizzi politici. Allora il discorso di ATM, per esempio, si parla di una proposta che è stata elaborata dal tecnico incaricato, è una proposta, non è la proposta definitiva. Però la prima domanda che noi ci dobbiamo fare, siamo interessati o no a riqualificare la porta di accesso di Corsico? Sì o no? Questa è la prima cosa su cui dice sì. In che modo? La proposta c'è, e la proposta è quella di elaborazione sul fatto dell'area verde, un'area non utilizzata, messa lì in un angolo che non serve, non ci puoi manco entrare a seminarci i pomodori, inaccessibile. Ma sai, il problema del cantiere, voi vi scandalizzate dei cantieri, che ripeto, quando lei ha votato un'operazione Burgo con quelle volumetrie. E ripeto, questi sono i temi. Allora il tema è, non va bene quell'idea, diamoci delle altre idee. Però vi voglio che poi votate a favore. E non è che poi ci date le idee, noi ragioniamo per condividere l'idea e tutte le volte venite qua e votate contro. Bisogna anche essere da questo punto di vista, cioè dovete votare prima di venire in consiglio comunale. Noi siamo d'accordo, lo dite ai cittadini. Se no poi vi presentate qua tutte le volte. C'è stato un periodo che in consiglio comunale avevamo dei consiglieri che alzavano le mani, che non si capiva, e c'era quello che votava contro ma era a favore. Dice sono contro ma voto a favore, quello non l'ho mai capito, però in politica si riesce anche ad avere questi risultati. E sono risultati, mica una cosa, eravamo in 30 qua, che c'era un'assise, diciamo, incredibile. Allora io dico, queste robe qua, se non va, partiamo da quell'idea là. Lavoriamo, progettiamo, verifichiamo se ci sono idee possibili da condividere. Su quello sono non d'accordo, d'accordissimo, però le proposte serie. Se invece il discorso è non fate niente voi, così poi ci mettiamo mano noi, perché voi avete un'idea di città, e allora dico no, insomma noi abbiamo anche il dovere di immaginare un'idea di città, e l'idea è la riqualificazione. E ho portato come esempio la MAP, come tante altre aziende che stanno riqualificando i luoghi. E vuol dire che evidentemente quando si parla anche, diciamo, di
cercare di far sì che all'interno del nostro territorio ci sia anche un interesse nel mondo dell'impresa. Evidentemente c'è una situazione che in questo momento su Corsico qualche imprenditore decide anche di venire a investire, e però bisogna creare anche le condizioni, le strutture. È vero che lì c'erano dei volumi che dovevano immaginare un'idea anche di un'impresa leggera, che all'epoca si parlavamo del ragionamento intimo della ripartire della, e poi è fallito tutto. E lì c'è una situazione che è incredibile, brutta da vedere. E io porto sempre come un esempio, a Milano stanno rifacendo tutto dappertutto, stanno tirando giù addirittura in via Pulicelli, dove portavo la macchina a riparare, un carrozziere palazzo, senza scandalo e senza nulla. Se appena si va a Bisceglie, hanno fatto un quartiere, che io lo prendo sempre come esempio, che è una bellezza, ci sono i palazzi, tanti, da qui e di là. C'è un pullman che passa, c'è un asilo, c'è una piscina, c'è un centro civico bello, c'è un parco immenso. E dov'è lo scandalo? Andiamo con le esperienze. E a Milano queste operazioni non l'ha fatto il centro-destra, l'hanno fatto il centro-sinistra. Però dov'è lo scandalo? I quartieri quando si creano, quando si generano, bisogna pensare ai servizi. Non siamo tutti giovincelli, quando si va si è giovincelli, poi appena inizia ad andare avanti l'età, è un problema, e lo vediamo nei quartieri dove noi abbiamo le situazioni di maggiore difficoltà, il quartiere Lavagna, il quartiere Copernico che si è dovuto intervenire, per fortuna che è arrivato Prix che ha ad aprire qui a Corsico, gente che era senza servizi minimi, essenziali, negozietto, supermercatino di prossimità. Queste sono le necessità a cui bisogna la politica che dia un attimino, diciamo, di risposta. E lì c'è zero. C'è un bond che è un delitto. Adesso ci metteremo pure mano a sistemare tutte le traverse, tutte le robe. Lo stiamo facendo pure tutti i giorni, ma è tutto scassato. Un ponte che è veramente una cosa incredibile. E quello è stato un'operazione a compensazione degli oneri. È stato una, sappiamo benissimo, no? Potevamo impari il ponte di Brooklyn. Abbiamo fatto il ponte di Corsico con la situazione che oggi ci abbiamo. Con gli ascensori che non sono mai partiti. Fiori di quattrini. Questa roba è qua. Stiamo facendo noi, interveniamo. Sulla sicurezza, interveniamo noi, assumiamo. Questo è il nostro metodo. E noi vi aspettiamo affinché praticamente su questi temi, ovviamente che sono interessi, ci possiamo confrontare pacificamente, in maniera costruttiva, per dare risposte. Pensate solo l'area ATM senza muri, con una rotonda, con la palazzina disponibile per i cittadini. Ecco, questa è la città che vi immagino. Concludendo il mio intervento, volevo dire una cosa che probabilmente domattina sarà oggetto, qualcuno in via anticipatoria l'aveva pubblicato oggi. Stamattina è stata sottoscritta in prefettura, alla presenza del prefetto Lamorgese, del comandante provinciale del reparto operativo dei carabinieri e del generale Calenda della Guardia di Finanza, il protocollo per il controllo di vicinato. Nulla dico uno strumento positivo, per quanto mi riguarda lo condivido, dico e aggiungo non risolutore, nel senso che è uno strumento, poi mi è venuto da pensare, perché sta roba qui parte con 5 Stelle, è stato in WhatsApp. Adesso finalmente è diventato qualcosa invece
positivo e c'erano sindaci che oggi sono andati a sottoscrivere il protocollo che erano con me, però oggi lo sottoscrivo, però l'ha detto il prefetto, allora se lo dice il prefetto, lo dicevano i 5 Stelle, non andava bene, lo dice il prefetto, fermiamo, perché quelli, qualcuno mi ha detto, dice, a volte si va lì per fare la comparsa a fotografia, no? Però dico che questo strumento che oggi è stato sottoscritto anche da noi, con delega c'era il dottor Di Giovanni, è uno strumento utile che dovrebbe rientrare in quelli che sono i canoni della quotidianità, nel senso civico, dalla sera quando ci si accorge che c'è qualcosa non girarsi dall'altra parte, senza fare il kamikaze, sicuramente avvisare, allertare, segnalare, chiamare il 112, quant'altro, ma qui si è aggiunto qualcosa di nuovo. Chiamate il sindaco, già lo fanno, chiamate il sindaco, chiamate l'assessore, informate e loro poi da quel momento devono far partire la catena dei soccorsi. È chiaro che c'è un aspetto rispetto a tutto ciò, rispetto a chi segnala e rispetto a quale tutele e garanzie diamo a quelle persone che oggi sono in giro e che eventualmente, tra virgolette, c'è stato un momento in cui la Lega è stata attaccata su questa vicenda quando si parlava, loro avevano le ronde padane, no? Le giacche verdi, poi siamo passate a WhatsApp, ma in effetti stiamo ritornando a quel principio originario, no? Per cui le ronde padane non sono più padane, però adesso c'è un protocollo dove tutti andiamo in giro, poi ognuno si metterà la maglietta che vuole, rossa, verde, come meglio desidera, ma il risultato è, fatto questo, che allora ci sono stati attacchi anche pesanti, diamo, garantiamo anche, diciamo, un discorso di tutela, perché per dire, la nostra associazione carabinieri gli abbiamo fatto un'assicurazione, ma questa gente che va fuori, se magari qualcuno se ne accorge, che succede? Io mi auguro che non succeda mai nulla, mi auguro che possa essere uno strumento di collaborazione reciproca e mi auguro pure che tutto ciò non vada a ingolfare quelle che sono le attività investigative o di distogliere le forze di polizia rispetto a lavori che magari sono molto più seri e più importanti che si fanno tutte le cose. Grazie sindaco, passiamo alla dichiarazione di voto, prego. Prego, consigliere Vignola. Grazie Presidente, buonasera. Allora, io ho l'abitudine di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno in tutte le situazioni della vita e anche in questo caso voglio porgere l'attenzione a una cosa che secondo me è importante. Allora, Corsico sappiamo bene che è una città con una percentuale di urbanizzazione molto elevata, forse la più elevata su tutto il territorio nazionale, quantomeno una tra le prime. Quindi avere un polmone verde tutelato secondo me è assolutamente una grande conquista e un valore aggiunto alla nostra città. Iniziamo da questo polmone che finalmente ci porta ad avere una situazione di salute tra virgolette. E vabbè, per quanto riguarda il discorso dei 2000 metri quadri, vabbè, insomma, d'altronde era una cosa che si doveva fare perché tutte le discussioni che abbiamo fatto questa sera ci stanno, ma di fatto noi in questa assise alla fine a tutti i fatti dobbiamo semplicemente fare una presa d'acqua su questo argomento o se non fatto adesso poi. Però ripeto, mi fa molto piacere avere su Corsico un polmone che rimarrà così fino a per sempre, quindi questo volevo porre come attenzione ai colleghi. Grazie. Quindi, ah no, scusate, Fratelli d'Italia, sì, mi sono un attimo persa, e Fratelli d'Italia comunque ovviamente voterà a favore rispetto a questo discorso. Grazie. Grazie consigliere Vignola. La dichiarazione vi ricordo che può anche essere molteplice, anche perché le votazioni sono 4, quindi se volete anche approfondire l'argomento non ci sono problemi. Prego.
Intanto non interverrò su questa cosa di WhatsApp e il tema della sicurezza, perché ovviamente il Presidente non mi prenderebbe perché vado fuori tema. Ma è stata una mia colpa. Sono molto bravo, su questo non dirò nulla, sono le felice verdi. Per quanto riguarda invece la questione di questa sera, anche se dico che ci lo devo fare, andrò a vedere, signor Sindaco, in quale periodo Corsico ha visto costruire delle case all'interno dei cortili, per capire in quale periodo questa cosa è avvenuta. Se non ricordo bene, non vorrei dire una cosa per l'altra. Detto basta questo, vedere un attimino il cortile qua. Sarà un argomento che affronteremo la prossima volta, per capire in quale periodo è successo. L'altra cosa che dico è che sulle contraddizioni ci aspetteremo su due, voteremo a favore su una e comunque voteremo contrari alla delibera. Grazie consigliere Maglioni, altri? Consigliere Masiero, prego. La dichiarazione di voto articolata. Primo. Io la vedo diversamente dalla consigliera Vignola per quanto riguarda la di P3 e S4. Lei ha usato una frase molto curata, polmone verde tutelato, la parola chiave tutelata, nel senso che lì ci sono stati tre parti che sono andati in deserto, quel polmone verde non toccava nessuno, perché non era nessuno che lo dice la stessa relazione. Che le cubature erano assolutamente fuori mercato, eccetera, avete fatto semplicemente un'operazione di canale di trasferire delle cubature inutilizzabili in una zona dove sono molto utilizzabili per metterci una delle vostre beniamate mezze strutture di vendita. Per cortesia non fate anche gli ecologisti. E quindi da questo punto di vista eravamo contro, siamo contro pure adesso. Vorrei invece intervenire su altre cose che sono state dette. Ma voi pensate veramente di impostare il dibattito sul piano di governo del territorio sui 330.000 metri cubi? Cioè pensate veramente di riportare cose vecchie come Carlo Codega che sono, rovinano semplicemente i sonni di qualcuno che non sa rassegnarsi al fatto che il tempo passa, invece di parlare del presente e del futuro? Perché c'è la storia, e la storia ha delle implicazioni. Quella storia lì è una storia che dice che 20 o 30 anni fa si cominciò a pensare a come affrontare lo sviluppo urbano di questa città. E Maglioni l'ha detto molto bene. Il problema allora è il drammatico problema della casa. E certamente in quel momento si è data la priorità a far fronte a questa domanda. E vi ho detto anche il 30% di canone moderato, poi è diventata altra cosa. È diventata talmente altra cosa che noi, insieme per Corsico, non avendo condiviso l'altra cosa, abbiamo pensato bene a questo punto di confermare la nostra posizione. E a questo punto, per cortesia non voglio essere interrotto, e a questo punto allora c'è stata la rottura che ci ha portato per 12 anni all'opposizione. Quindi, per cortesia, se qualcuno pensa di impostare il dibattito sul piano regolatore su queste cose, beh, si sbaglia di grosso. E non credo che la città boccherà. Dopodiché, la storia dell'ex Burgo è una storia molto articolata. C'era certamente nella visione dei pionieri che hanno concepito questa cosa un'idea di un ambiente urbano all'interno del quale l'essenziale fosse importante, il motivo che ho detto, ma che fosse diversificato. Perché si pensava che per il produttivo leggero era dedicato un'ampia parte, fosse una ipotesi di diversificazione che aveva senso. Non so se non avesse senso e non so se non sia possibile pensare ad altre destinazioni. Questo lo dovremo confrontare nel corso della nostra discussione. È questa la discussione, se
funzione dell'idea che noi abbiamo della città che vogliamo costruire, possiamo pensare a diverse destinazioni di quell'area e delle altre aree di cui stiamo pensando. Questa è la discussione. Il resto, per cortesia, è pura strumentalità. E quindi, vista la qualità del rapporto che noi stiamo stabilendo, che tentiamo di stabilire in termini di dialogo costruttivo fra maggioranza e opposizione, per cortesia, mettiamo da parte questi vecchi e inutili e totalmente infondati fantasmi. Per quanto riguarda la valutazione della città che si immagina, è su questo che siamo preoccupati, perché quello che noi vediamo oggi dagli spizzichi e bocconi che abbiamo afferrato all'interno delle varie presentazioni, in realtà l'idea di città che ne viene fuori, che non è dichiarata, è un'idea di città che è fondata fondamentalmente su una destinazione residenziale che la rende molto marginale, perché se si materializza quella fila di palazzi dai 14 ai 17 piani dal lungo la ferrovia, dalla Burgo fino al Calite, beh, quello non è il bosco verticale, signori, quella è un altro tipo di il rischio grosso è quello di creare in realtà un ghetto urbano, una zona di un sobborgo dormitorio che destinerebbe inevitabilmente la nostra città alla marginalità, e questo è un rischio che noi dobbiamo evitare. E se noi potremmo contribuire in modo costruttivo e creativo al fatto che questa ipotesi non venga scongiurata, lo faremo molto volentieri. Concluda, grazie. Ho concluso. Il motivo per cui votiamo contro questa variante in particolare, questa variante in particolare, e questa mozione in particolare, l'ho già detto, l'ho già espresso abbastanza chiaramente. Grazie consigliere Masiero, consigliere Silvestrini, prego. Grazie. Allora, dichiarazione di voto. Allora, per prima cosa io non mi concentrerei sul passato e non mi dilungo su questo perché secondo me, secondo noi, è un'altra cosa e va contestualizzata secondo delle condizioni economiche e quant'altro che c'erano all'epoca. Io guarderei avanti. Anche noi siamo favorevoli al polmone verde del Travaglia, tant'è che la variante in oggetto è iniziata a marzo del 2015, quindi la volontà di spostare l'edificabilità da Travaglia era già prevista nel PGT vigente dal 2012. Lo snodo importante per noi è la questione della rotonda, come ho detto prima, che se non viene sciolto con una sistemazione della viabilità, una sistemazione consona, si andrà ulteriormente a congestionare il controviale della nuova Via Giovanese, creando evidentemente dei disagi abbastanza importanti. Per cui sul primo punto, sulla prima osservazione ci asterremo, sulla seconda voteremo a favore in quanto cogliamo positivamente il fatto di aver accolto i 2000 metri quadri edificabili sulla zona di Viale Conti. Sulla terza osservazione ci asterremo, e così come alla variante in oggetto. Grazie. Grazie consigliere Silvestrini. Consigliere Marchetti, prego. Grazie. Allora, noi per quanto riguarda la prima osservazione siamo parzialmente favorevoli, non concordiamo con tutto, però con la richiesta che questa variante venga valutata nell'ambito del VGT, sì, proprio perché interferisce con quella che è la rotonda o quel che sia, insomma, la veicolazione del traffico che scende dal ponte che si immette nella nuova Via Giovanese. Proprio questo perché? Perché nel passato si sono fatte varianti senza contestualizzarli nel quello che era lo sviluppo della città. Faccio un esempio banale, ampliamento della RSA. Allora, è stato valutato quello che era l'impatto, che cosa andava a modificare per quanto riguarda il territorio, quello che era l'impatto ambientale, eccetera.
quello che doveva essere la pista ciclopedonale sul lungo Naviglio, quello che doveva essere la tutela della fascia verde di questo territorio? No. Allora, per cui io sono dell'idea che le cose devono essere affrontate tenendo conto della complessità della realtà della città e non così in modo a sé stante e localizzato. Quindi è una questione di qualità, gli interventi si devono qualificare, devono essere mirati e qualificati, pertanto devono essere visti nell'insieme e non solo parzialmente. Pertanto noi siamo favorevoli per quanto riguarda, diciamo, la riduzione di quella che è la superficie lorda pavimentata per cui l'edificazione, senz'altro, però voteremo no a questa variante. Grazie consigliere Marchetti, altri? Passiamo al voto? Allora io direi che adesso votiamo un'osservazione alla volta e successivamente la votiamo in base alla votata. E l'immediata eseguità ce l'abbiamo soltanto poi alla fine. Ok. Chiaro? Allora, l'osservazione del protocollo numero 7991 dell'11.4 del 2018 si propone al Consiglio Comunale di non accogliere l'osservazione secondo quanto riportato nell'allegato A. Quindi, prima osservazione, favorevoli sulle mani, non accoglimento, prego, sulle mani, favorevole al non accoglimento. Io le devo quindi favorevole al favorevole al Consiglio Comunale di non accogliere l'osservazione secondo quanto riportato nell'allegato. Che favore? Ci siamo. Allora. Chiaro per tutti, prima che votate la roba è chiaro per tutti, sì. Non lo so, adesso vediamo. Maria. 13. Giù le mani, contrari. 2. Astenuti, giù le mani. 6. Sì, per prima non si presenta. Ah, ok, giù le mani, passiamo alla seconda osservazione, giusto? Allora, osservazione numero 2, protocollo numero 8363 del 16.4.2018, si propone al Consiglio Comunale di accogliere l'osservazione secondo quanto riportato nell'allegato A. Favorevoli sulle mani? Le mani, osservazione numero 3, protocollo numero 8366 del 16.4.2018, si propone al Consiglio Comunale di accogliere parzialmente l'osservazione secondo quanto riportato nell'allegato A. Favorevoli? Giù le mani, contrari. Astenuti. 6, 8. Ok, adesso proviamo la variante con le modifiche. Ok. Allora, di approvare definitivamente, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, la variante parziale al piano di governo del territorio, costituita dall'insieme dei documenti allegati. Favorevoli sulle mani? Giù le mani? Contrari? Contrari, contrari ascoltatori? 5. Stasera molto variato. 5 le mani, astenuti.
Quindi voti favorevoli sono 13, con 13 voti favorevoli il Consiglio Comunale approva, immediatamente eseguibile sulle mani. 13. Sulle mani. Contrari. 5. Sulle mani. Astenuti. 3. Perfetto. Oh, finalmente stasera mi sa che riusciamo a fare tutti qua. Punto numero 6. Mozione presentata dal consigliere Masiero, Magnoni e Negro, avente ad oggetto adottare i criteri standard per i canoni di affitto dei locali appartenenti al comune delle forze politiche e sociali. Prego consigliere Masiero, immagino. Magnoni, sì, Masiero, prego. Vedo un interesse tra i parti di questa questione. Bene. Allora, colleghi, vi prego di darmi un pochino di attenzione. Grazie. Questa mozione parte da un problema specifico e propone una regola generale. E naturalmente il vostro voto deve essere deciso sulla base dell'adeguatezza o meno della regola generale. Quindi vi prego di seguire il filo del ragionamento che appunto parte dal particolare ma arriva a una proposta generale di politica. Mozione, adottare criteri standard per i canoni di affitto dei locali appartenenti al comune alle forze politiche e sociali. Allora, premesso che le seguenti forze politiche, Forza Italia maggioranza, Lega Nord maggioranza, insieme per cose con opposizione, condividono spazi similari, diversi solo per la dimensione, locati presso la palazzina del centro civico Giorgella, piazza Giovanni XXIII, 7, Corsico, che in una interrogazione a risposta scritta da noi presentata lo scorso 23 giugno 2017. Quindi allegato 1, rilevo signor Presidente che l'allegato 1 non è presente all'interno della documentazione che è stata fornita, non so se si sia dispersa o che altro. Rilevavamo un'evidente sperequazione del canone di affitto praticato ai partiti di maggioranza e di opposizione, sperequazione compendiata nei seguenti tratti dell'allegato 1 della delibera 108-2016, anche quello sparito. Per cui, non mi dilungo sui dati, partito insieme per Corsico, paga euro per metro quadro 62,20, partito Lega Nord, paga euro per metro quadro 36,05, partito Forza Italia, paga euro per metro quadro 31,07, complimenti. Considerato che la nostra interrogazione del 23 giugno uscente scorso, un anno e un mese fa, richiedeva chiarimenti in merito a questa incomprensibile differenza di canoni e concludeva richiedendo all'assessore competente se, in conclusione dal punto di vista sostanziale, non ritenga evidentemente discriminatorio che alla nostra forza di opposizione venga applicato un canone per metro quadro pari al doppio di quello applicato ai due succitati partiti di maggioranza e quali azioni le intenda tempestivamente assumere per porre fine a questa inaccettabile discriminazione. E nessuna risposta soddisfacente veniva fornita dall'assessore Lucentini nella sua risposta all'interrogazione del 26-6-2017. Buonanotte. E su nostra richiesta, una rappresentanza del direttivo di Insieme per Corsico incontrava il 25 settembre uscente scorso, quindi tanti mesi fa, l'assessore Lucentini per presentare le nostre vibrate proteste per persistere in questa assurda situazione di discriminazione. E di fronte all'evidenza dell'insostenibilità di questo stato di cose, l'assessore Lucentini si impegnava a presentare il problema da noi prospettato in giunta, che confidando nella volontà della giunta di risolvere questa evidente discriminazione, i rappresentanti di Insieme per Corsico si impegnavano a non assumere alcuna altra iniziativa fino alla fine di ottobre, in attesa del provvedimento dell'amministrazione, e nonostante ciò nulla è accaduto sino ad oggi, e la situazione di discriminazione ai danni della nostra forza di opposizione tuttora permane invariata. I sottoscritti consiglieri di Insieme per Corsico e Corsico per Masiero propongono la seguente mozione. Il Consiglio Comunale, preso atto, è questo che dovete decidere, colleghi consiglieri,
dell'inaccettabile differenza di trattamento in riferimento ai canoni di affitto praticati alle diverse forze politiche che condividono lo stabile del centro civico di Orgella, impegna la Giunta a rivedere nei tempi più brevi i criteri sulla base della quale vengono definiti i canoni di affitto dei locali di proprietà del Comune e delle forze politiche e sociali, e ad assumere nei tempi più brevi un provvedimento che definisca standard comuni per la definizione dei canoni, in modo che spazio uguale e qualità comparabile dell'immobile corrispondano canoni uguali ed equi per tutti, come ogni normale amministratore di condomini farebbe. E quindi vi chiediamo di adottare lo standard di un amministratore di condomini, fondamentalmente, temperato dal fatto che naturalmente esistono quei criteri particolarmente attenti alle esigenze delle forze sociali, e evidentemente il discorso è diverso con riguardo alle forze politiche e le associazioni. Bene, questa è la nostra proposta e ci confrontiamo naturalmente sulla vostra sensibilità per vederla approvata. Grazie. Grazie consigliere Masiero. Iscritto a parlare consigliere Riggio. Prego consigliere Riggio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la mozione del consigliere Masiero, io ho qualcosa da dire, perché i contratti non è che li abbiamo fatti tutti lo stesso giorno, sono stati stabiliti in base a quale anno sono stati fatti i contratti. Naturalmente via via che scadono si rinnovano, e si rinnovano con le nuove tariffe. Non è che a noi per esempio c'era ancora la sinistra quando l'abbiamo fatto, ma ci hanno fatto, vedi, il prezzo è differente di quello di Forza Italia, non è uguale. Naturalmente voi altri mi è stato penso rinnovato dopo, e la cifra è anche più alta perché c'erano gli standard più alti. Questo è anche lo stesso quando uno ha la casa in affitto, stessa cosa. Perché uno che fa il contratto dopo. Grazie mille, buonasera. Altri? Io. Scusate, se non sono trovata, non si è rinforzata, mi perdoni. Allora, mi ritengo assolutamente a favore rispetto alla richiesta fatta dai colleghi, in quanto opportuno modificare assolutamente le tariffe, perché la signora Riggio dice non si possono modificare le tariffe in corso di contratto. Questo non è assolutamente vero, perché i contratti si possono assolutamente variare, basta fare una semplice procedura all'Agenzia delle Entrate, dove si dice il canone di affitto, per motivi che possono essere diversi, viene modificato anche a ribasso, quindi soprattutto a ribasso. Ritengo assolutamente una questione da porre con molta attenzione, perché è giusto che tutte le forze politiche paghino alla stessa misura, indipendentemente da se siano forze politiche di maggioranza o opposizione. Deve esserci un'equità. In questo caso proporrei ovviamente una questione a ribasso, perché pagare 62 euro contro 31 vuol dire c'è una differenza che è il doppio, e non capisco come mai alla fine e come siano state fatte queste valutazioni, per cui sicuramente bisogna pensare a questa situazione e a porre tutti sullo stesso livello. Faccio già la dichiarazione di voto per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi siamo favorevoli nei confronti di questa mozione. Grazie. Prego, consigliere Mignola, consigliere Marchetti, prego. Grazie. Allora, anch'io sono favorevole, anzi appoggio la richiesta del consigliere Masiero, proprio perché ritengo, per una questione di giustizia, di equità, questo contratto deve essere rivisto. Anzi, io farei una bella proposta di far giungere a scadenza, di rinnovare il contratto e farlo giungere a scadenza degli altri contratti, praticando lo stesso prezzo che si fa pagare agli altri. Cioè, mi spiego, non so se sono stata chiara, se questo di tipo di Fratelli d'Italia scade da 3 anni, a voi vi
quindi c'è un nuovo contratto che dura per 3 anni in modo da portarli tutti alla stessa scadenza, ma praticando il prezzo che pagano gli altri, anzi forse magari un prezzo più basso che paga il partito più avvantaggiato, diciamo. Anche perché ritengo che buon silenzio, grazie. Che per la sede dei partiti, visto che anche i partiti hanno problemi di raccogliere fondi, magari si potrebbe stabilire un prezzo politico, non dico un prezzo economico basso, però un prezzo politico, perché no? Noi non abbiamo sede, perché non abbiamo mezzi. E quindi siamo favorevoli. Grazie consigliere Martelli, altri? Nessun altro? Visto e considerato che il nostro capogruppo di prossimo video non c'è, chiederei di fare l'intervento. Sì, sì. Dovrebbe venire qua. Allora. E darmi la prova. Sì, gliela chiedo una. Mi fa ricordare il mio caro amico. E mi prego, consigliere Cimone. Grazie Presidente. Allora, no, volevo espandere un po' a tutti quello che è stato il discorso, la discussione che abbiamo già avuto in conferenza dei capigruppo, no? con i colleghi sulla situazione. E sulla precisazione che ha fatto anche il capogruppo Cedrano nella conferenza del capogruppo, dove diceva che i partiti politici non dovrebbero pagare, no? Per fare politica, avere uno spazio magari non grande, però di potersi ritrovare, lavorare per la città, credo che sia tra le altre cose una cosa anche giusta e favorevole, perché poi ci sono i grossi partiti magari che rappresentano, voglio dire, tutta la nazione, ma poi ci sono delle liste civiche, dei movimenti, no? Come possiamo essere. Quindi magari si fa più fatica a raccogliere fondi per poter sostenere il lavoro del consiglio. Detto questo, però, volevo fare delle precisazioni su come siamo arrivati nel tempo ad avere questi prezzi, perché ci sono queste differenze, perché non è stato ancora spiegato da nessuno. Fino a prima del nostro insediamento ognuno aveva dei prezzi che erano diversi, non c'era un'equità, non c'era una giustizia tra quanto pagava uno e quanto pagava l'altro. Non voglio commentare su come venivano fatti e come venivano decisi, però non erano tutti uguali per tutti. Con un grosso lavoro della prima giunta, ci hanno messo non 2 giorni ma 6 mesi, mi suggeriscono, hanno fatto un lavoro preciso per dare equità a tutti, trovare un valore differente chiaramente per associazioni, per partiti politici, per privati che chiedono gli spazi, determinare un costo al metro quadrato e rapportarlo per i metri quadrati. Credo che con le premesse che ho fatto prima, più equità di così non c'è. Hai 10 metri paghi per 10 metri, hai 100 metri paghi per 100 metri. Oggi chiediamo l'equità, chiediamo di rapportare un nuovo contratto a un vecchio contratto. Voi chiedete che il vostro contratto venga abbassato. No, noi abbiamo chiesto costi standard. Costi standard. Per poter avere un costo standard del vostro contratto bisognerebbe o alzare tutti quelli che ci sono in essere vecchi, e credo che nessuno sia contento di questo, o la cosa più semplice è quello di abbassare il vostro e rapportarlo a contratti che hanno magari 10 anni, adesso non so qual è la durata dei contratti. O definire un criterio standard. È stato definito, il criterio standard è stato, no, il criterio standard è stato definito. Da quanto mi risulta, il vostro è stato il primo contratto che è andato in scadenza di tutti i contratti vecchi, e quindi è stato rapportato ai nuovi valori. Quindi quando tutti i contratti in essere vecchi scadranno, saranno rapportati a quello che è il vostro canone che oggi pagate. Quindi la regola c'è. Tornare indietro, omogenizzare oggi il vostro contratto, vorrebbe dire non avere un'equità, perché non ci sarebbe un paragone
per poterlo fare. In base a che cosa verrebbe equilibrato il vostro contratto? È stato semplice. Deciso qual è il prezzo al metro quadrato per tutti i nuovi contratti, ovviamente, perché non si possono fare le cose retroattive, questo lo sappiamo tutti, non potendo adeguarli a contratti vecchi, a oggi i valori sono questi. Tutti i contratti che andranno in scadenza saranno adeguati a quelle che sono le vostre richieste. Quindi faccio già anche la dichiarazione di voto, così non faccio avanti e indietro, noi voteremo contrario alla vostra proposta, proprio per tutto il lavoro che è stato fatto dalla prima giunta per dare equità ed equilibrio a tutti quanti. Grazie.